Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. Video per il nuovo acquisto ufficiale della Roma, Mario Rui. Ma prima, come sempre quando si parla di calciomercato, sigla! Oh Maria Callecon, c'è il Di Marzio Show. Lo Sport Italia Pedulla, la televisione che l'accenno a fa. Le sparate 200 al giorno, prima o poi una la beccherete. Seguite Calcio Pazzo e Sick World, almeno due risate con noi ve le fate. È arrivato a Roma Mario Rui, terzino sinistro buonissimo, a mio parere, a mio modo di vedere le cose, dell'Empoli. Sono molto contento di questo arrivo. Diciamo che non ho ancora ben capito se verrà per fare il titolare o verrà per fare il panchinaro di Digne con un eventuale riscatto di Digne. Non ho dubbi nel dire che se è stato preso come panchinaro, se fosse stato preso come panchinaro, il mio voto per lui sarebbe 9. Se fosse invece stato preso come titolare, il mio voto sarebbe comunque un buonissimo 7 e mezzo. Diciamo che a me Mario Rui è sempre stato un giocatore che mi è piaciuto tantissimo, nonostante che l'anno scorso lo volevo uccidere quello stronzo, perché tipo aveva picchiato, chi era? Non mi ricordo, e aveva litigato con qualcuno, un po' mi sfugge. Comunque qualcuno di voi se lo ricorderà di sicuro, in Empoli-Roma ha dato dei calci a un romanista, non lo so. Però comunque, tralasciando questo, che l'avevo chiamato un anno malefico eccetera, è comunque un gran bel giocatore che a me è sempre molto piaciuto. Diciamo che anche quando stava all'Empoli a fare la coppia di terzini con Isai, per me il migliore dei due era lui. Isai poi, con tanto rispetto, si è rivelato un grandissimo giocatore anche per una big come il Napoli. Ora vedremo Mario Rui se è capace di fare quanto fatto da l'ex, diciamo, compagno di reparto opposto. Vedremo. A me Mario Rui mi piace moltissimo, ha dei dati, delle statistiche, giusto per citarle, dell'ultima stagione, anche di quella precedente, molto alte. È bravissimo nei cross, è bravissimo in velocità. L'unica, diciamo, pecca è che è un nanetto e non è come Digne che salta le teste e le prende tutte lui, molte meno. Però comunque c'è da dire che ciò che mancava a Digne ce l'ha lui, ovvero la cattiveria agonistica. Ovviamente, secondo me, se andiamo a vedere che va via Digne e arriva Rui, secondo me ci siamo indeboliti un tantinello, perché a me poi Digne mi piaceva tantissimo, spinta, cross, colpi di testa, mi piaceva tantissimo. Se rimanessero tutti e due sarebbe perfetto. Se invece Digne viene Mario Rui viene proprio a fare il titolare, comunque sarebbe lo stesso abbastanza buono, adesso un sostituto quasi degno, quindi alla fine non mi sento di criticare nulla per questa scelta. L'acquisto è avvenuto in modo molto buono, se così si può dire, se non ho capito male 3 milioni subito e poi 6 o 7 milioni l'anno prossimo, comunque una cifra intorno ai 10 milioni, che non è affatto male per un terzino che comunque è molto ambito sul mercato e poi si è dimostrato anche un buonissimo giocatore. Diciamo la verità, a me piace, io sono molto contento di Mario Rui, non so voi. Comunque ho dato il mio benvenuto a Mario Rui, acquisto che mi dispiace se è passato in sordina per questa storia maledetta di Pjanic. Purtroppo l'hanno venduto proprio mentre è successa tutta sta roba, quindi ragazzi, niente, io vi ringrazio per la visione, spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se il video vi ha fatto dare ovviamente un dislike, scrivete qui sotto voi cosa ne pensate di Mario Rui. Buon shalala e ci vediamo ad un prossimo video.